Roy Vadia, would you like to join us here, please? Ecco. Allora, molto interessante tutta questa storia. Very interesting story. Yes, I think that if you try to create the story, you wouldn't be able to because it is really stranger than fiction. Penso che se uno si mettesse lì a cercare di creare una storia del genere non ci riuscirebbe, perché spesso appunto è più strana della fiction. Do you have any questions or anything you'd like to say about the film? I would be happy to take any questions. Domande o se vuoi sapere qualcosa del film, sono dietro di una lì. Si sono conservati bene i film di Nadia, perché io so che uno dei grandi problemi del cinema indiano antico è lo stato di conservazione delle copie. She would like to know about the conditions of the film starring Nadia, because she knows one of the big problems with Indian cinema is the state of preservation of the films. So what about her film? Yes, unfortunately, you're right. There are only very few of them left. My grandfather was actually more preservation-minded, and he helped start the film archives of our country, so about 6 or 7 of his Nadia films survive, but my great-uncle Homi didn't care about conservation, and very few of his Nadia films survive. Sì, e lei ha detto una cosa molto giusta, perché questo è un vero problema, pochi sono mai conservati i film indiani. Comunque devo dire che, mentre fortunatamente appunto mio nonno aveva un occhio, diciamo, per la conservazione delle pellicole, e infatti dei suoi film 6 o 7 sono in buone condizioni, mentre invece il contrario era per il fratello, per Homi, che invece non si preoccupava minimamente di questo problema. Quindi è vero che ne sono rimasti 6-7 in buone condizioni. Strange thing is that Indian cinema hasn't really cared about preservation the way that Hollywood has. And I don't know why that is, but in our country, we don't really have a great need to preserve the past. And some people say it's because we have more of an oral tradition rather than actually preserving things, but I'm not sure why it is. Devo dire che è un fenomeno del quale io stesso sono stupito. In India non c'è già un atteggiamento di conservazione, preservazione del patrimonio cinematografico, come per esempio successo è il caso di Hollywood. E è come se in qualche modo gli oggetti del passato non venissero conservati. Cioè, non so spiegarmi perché, forse perché abbiamo tante tradizioni orali, non lo so, però sta di fatto che non c'è questa attenzione. There is more of a preservation movement these days, and what is happening is that a big corporate company with its own private funding has been working with the film archives to choose a handful of films from each decade to be refurbished. But that's not to say that all the films have been refurbished, only a few. Adesso diciamo che c'è una sorta di movimento per la conservazione del patrimonio cinematografico indiano, che però appunto è di natura privata, cioè sono delle aziende, delle grosse aziende private che insieme agli archivi del cinema indiano selezionano una serie di film per ogni decennio, diciamo, e quelli vengono restaurati. Però questo non significa che tutto il cinema indiano è restaurato e conservato. Ci sono altre domande? Any other question? Sì, e ne arrivo un microfono. No, complimenti, molto particolare, interessante. E mi sono stupita di come fosse accettata in India a quell'epoca questa figura di questa donna che era piuttosto spogliata, diciamo, e poi anche come fosse accettata anche dagli uomini questa sua mascolinità, questo suo mettere a tappeto
diversi uomini, insomma questo prevalere del femminile in modo così potente, quando allora la donna, e anche abbastanza adesso, doveva chinare la testa. Grazie. So the film is very special, very interesting, and was really amazed by one thing, that you know, in those days, such a person, such a character like Nadia, who was so acting almost like a man, you know, being so masculine, how could she be accepted by men, and also who are used to a completely different idea of the woman, and also the fact that she was not always completely dressed, she was showing some parts of herself, and so I'm really surprised that she played this role of a very powerful masculine woman. How was she, and she was famous, so how did... Right, actually, if you go back to the silent films of Indian cinema, and even the early talkies, the themes were quite bold sometimes. They were the sexuality, the sensuality was much more forward than what happened later on. You would say that the films almost went back, they actually regressed as the film industry grew. So that is one observation. We actually had people kissing in the early films. Allora, innanzitutto per quanto riguarda questo non essere tanto vestita, va detto che se si riguardano i film muti indiani, anche alcuni dei primi film col sonoro, diciamo che la morale, cioè, per quanto riguarda gli atteggiamenti, come erano vestiti, erano diciamo più avanti di quanto poi non lo siano stati dopo. Come se nel film ci fosse stata un po' una regressione in questo senso rispetto a certe libertà, diciamo, che esistevano prima. The other thing that may have happened with Nadia is, because she's a foreigner, even though she is playing an Indian woman, the audience knows she's not Indian, and perhaps that's why it's easier for them to suspend disbelief and to accept her. And also at that time, it was the Indian freedom struggle. We were fighting for our freedom. And so she perhaps tapped into a nationalism or a need for freedom that appealed to a subconscious of the Indian psyche. E poi appunto non bisogna dimenticare che Nadia era straniera e anche se interpretava il ruolo di donna indiana, in realtà il fatto che fosse straniera forse faceva sì che venisse comunque accettata e diventata così famosa. E poi bisogna anche ricordarci il periodo, era un periodo in cui in India si lottava per la libertà, cioè i freedom fighters. E quindi forse in quel momento lei in qualche modo rappresentava in qualche modo anche un ideale di nazionalismo, di forza, di lotta. Sì, c'è una domanda laggiù. Mike is arriving. I have a similar question. I got the impression through your nice documentary that the movies touched on topics which were pretty progressive for the 30s. For example, I remember one movie that was mentioned where she was organizing a fight of women against the chauvinistic society. How were those movies accepted or received in the, back then? Appunto sì, una domanda simile a quella di prima, ovvero si stupiva di come certi film che abbiamo visto in questo splendido documentario avessero trattassero di argomenti molto progressisti rispetto a quello che è venuto dopo la situazione di allora. C'è uno per esempio dove queste donne organizzano una lotta contro la società sciovinista, quindi si domandava appunto come questi film venissero accettati. Yeah, I mean, like I said, the Indian freedom fight with people like Gandhi and Nehru and other freedom fighters, they were actually saying very much the same things that Nadia was saying on the screen, because the Indian freedom struggle involved both men and women equally. So perhaps there was more of an appetite to actually accept this. And, you know, once again, my theory is that in India, even though it was conservative, Indian history and Indian folklore has always had lots of very strong women heroes. So it was not something entirely new. It may have been unusual in everyday life, but in terms of the Indian mythology or the Indian
epics, it was not something entirely new. Allora, innanzitutto appunto, anche se poteva essere un personaggio, qualcosa di veramente insolito per la vita quotidiana, in realtà nell'epica, nella mitologia, nel folklore indiano si può trovare un eco di questo personaggio, non è completamente strana, diciamo, se proiettata nell'ambito della mitologia e dell'epica indiana piuttosto che nella vita quotidiana, questo è un po' motivo. E poi appunto il discorso di prima dei freedom fighters nei tempi in cui appunto emergevano Gandhi, poi Nehru, quindi in qualche modo parlava una sorta di inconscio collettivo e in qualche modo incapsulava anche questo momento di lotta per la libertà così importante per l'India. Quindi il periodo è anche il fatto che forse, se non nel quotidiano, nell'epica poteva esserci il riferimento. And I would also add that because these are stunt films, because the message is mixed with entertainment, it becomes easier for the audience perhaps to accept it. If it was done in a very realistic, dramatic way, it would not have gone over as well. But because she is humorous, and there is a certain amount of not taking herself too seriously in her own person, I think that's what really makes the message more palatable for the chauvinist in male Puerto. Penso che questo, insomma, questi film, il messaggio che lanciamo fosse reso anche più appetibile anche alla società sciovinista, maschilista, indiana, così, perché c'era sempre anche, erano stunt film, cioè non erano film seri, e quindi c'era sempre mescolato anche il divertimento, anche. Quindi anche i personaggi interpretati da Nadia, lei stessa era abbastanza autoironica, per cui questo fatto che diventava molto anche, cioè, se fossero stati film realistici, seri, forse sarebbe passato peggio questo tipo di immagine, di messaggio, ma siccome erano più entertaining che altro, diventavano appetibili anche al pubblico basso. In fact, my grandfather's studio slogan, the motto was education through entertainment. Infatti il motto, diciamo, degli studio di suo nonno era appunto education through entertainment, cioè educazione e istruzione attraverso il divertimento. Ci sono altre domande? Sì? Arriva il microfono. Volevo dire che il documentario è bellissimo, anche molto divertente, veramente ci sono dei momenti di grande, che si ride veramente. E poi ecco, sono rimasta veramente sconcertata come questi attori rischiavano la vita di continuo, cioè non avevano protezione, no? Se facevano il segno della croce si buttavano in cose pericolosissime, che non è, chiaramente non è più così adesso, ovviamente c'è una protezione eccetera, ma allora era proprio una cosa incredibile come loro rischiavano la pelle. E poi un'altra cosa, questo fatto della figura di lei, io penso che in anni successivi c'è stato due movimenti che avrebbero forse reso inaccettabile una donna così, cioè c'è stato il nazionalismo che si basava su, appunto, sui valori tradizionali, eccetera, e poi c'è stato il fondamentalismo, che penso non solo in India ma anche in tanti altri paesi, il fondamentalismo ha inasprito, ha peggiorato la vita delle donne, ha peggiorato l'immagine delle donne, per cui c'è stato queste cose dopo quegli anni lì, no? Non solo il discorso della lotta di liberazione, che anche quello certamente ha inciso, ma poi c'è stato un movimento a livello internazionale di nazionalismo, e poi dopo il fondamentalismo ancora peggio, e per le donne è stato sempre peggio dopo, no? She really loved the documentary. It was also funny. She laughed a lot. And she was also thinking that these actors, these stunt men and women, would really risk their life, because in those days there was no safety net. So it would just, she says, they would jump and go into that. And then she was saying that also what happened then after that period is that there was a wave of nationalism and fundamentalism which made women's condition worse and worse, and therefore after the freedom fight there was this period, this darker period that led into fundamentalism. This was really bad. Yes, actually the studio system reflected Indian society at that time.
because of the freedom struggle, everyone was united for a common cause. And what happens during war or during any struggle is that the usual social barriers become much less. So if you think about World War II and, you know, other crises, you know, for instance, blacks and whites mixed in the US Army, racism was given a back seat. So social obstructions sometimes get less when there is a common goal. But when that common goal is gone, then the divisions come up again. And film reflects society. And so this is what you saw in India as well. Devo dire che gli studio cinematografici non sono altro che il riflesso della società, riflettono la società così com'è. E in momenti come quello, ad esempio, del Freedom Fight, diciamo, quando c'è un grande scopo, un grande obiettivo che accomuna la gente, questo fa sì che molte barriere, ostruzioni sociali vengono a cadere. Succede anche con le guerre, quando magari nella seconda guerra mondiale c'erano soldati bianchi e neri che si battevano insieme fianco a fianco. Quindi a questi grandi momenti di crisi o anche di lotta possono avere l'effetto di abbattere certe barriere, certe situazioni. Quando poi questo fine comune che accomunava tutti viene a mancare, succede che appunto si ripresentano tutti i fenomeni che anche lei ha citato. And actually what you're seeing in India now slowly again is that there are stronger women characters coming in films once again, because it reflects the need of the hour. There has been so much violence against women that has come to the surface in the last few years that people are finally waking up and saying it's time for women's equality to be taken seriously again. But it's now coming out with plenty of anger. Over here, it wasn't coming out with violence and anger. It was coming out with a sense of righteousness and justice. What's happening in our country now is that there is a lot of anger which is rising to the surface, and it's taking the form of a more violent expression. Per esempio adesso invece che vediamo nel cinema indiano una tendenza al ritorno, cioè ci sono personaggi femminili importanti nei film, perché questo appunto rispecchia quello che sta succedendo, che essendoci una quantità di violenza perpetrata ancora sulle donne, finalmente si sente che è giunto il momento di fare qualcosa, di cambiare la situazione della donna. Però questo adesso avviene con un forte senso di rabbia, e quindi viene espresso con più violenza, diversamente da quanto succedeva ai tempi di Nadia. Un'ultima domanda? Bene, allora grazie a tu. Ah sì, this last question of this, questo signore con gli occhiali. Faccio in italiano, ma poi traduco. È una domanda personale, spero non troppo. Che effetto le fa vedere questo film, diciamo, questa storia su uno schermo, anche diciamo dopo averla vissuta direttamente? It's a rather personal question. I'd like to know what do you feel watching this story on the screen after having lived it firsthand? I feel very emotional. I feel very emotional because it's my brother's film and he's not here. I feel very emotional because as you grow older, you have more nostalgia for the past and all these people are gone. And so it's a mixture of sadness and also pride in my family's legacy, and also sadness that this represents a time which was more innocent, which was more idealistic, which I don't see in the India of today. And so for me, it is more of a bittersweet feeling. I would like to share one thing. Allora, per quanto riguarda la sua domanda, devo dire che mi commuovo molto, diciamo, ho forti sentimenti quando vedo questo film, un sapore un po' agrodolce, direi, perché innanzitutto è un film di mio fratello che è morto, e poi via via che si invecchia, diciamo, si ha sempre più nostalgia del passato, di cose che non torneranno più.
E diciamo in particolare che sento anche un po' di nostalgia per un tempo in cui c'era molta più, se vogliamo, innocenza, e per valori che magari sono il senso anche della giustizia, il senso, c'erano altri valori che, per i quali ho nostalgia. Quindi un sentimento misto, dolce. I would like to share, though, that since this documentary was made 20 years ago, many famous actresses and many famous filmmakers have been very keen to make a sort of international production biography film on Fearless Nadia. Siccome appunto si celebra quest'anno il 20° anniversario di questo film, diversi registi, attori a livello internazionale hanno deciso di voler fare qualcosa, un film proprio su questo personaggio. And I would like to say confidentially with just a few friends here that we have signed a contract with a very famous studio in Europe, and they want to make a film on Fearless Nadia, and I can't reveal the name today, but it will come out shortly, and hopefully in the next 2 or 3 years you'll be seeing an international big budget production on the story of Fearless Nadia. Vi faccio uno scoop, diciamo un annuncio in anteprima, che appunto hanno firmato un contratto con un grosso studio europeo per la produzione di un grosso film proprio su Nadia, e quindi è molto probabile che fra 2 o 3 anni questo film esca e potremo tutti vedere nuovamente la sua storia in un altro modo. Thank you all so much for coming. Thank you. Grazie. Grazie. Thank you.